Con te ho fatto quello che una donna e una figlia di un commerciante deve fare. T'ho sorriso. T'ho fatto entrare a casa mia, t'ho servito. Ma non era quello che volevo. Tu dentro al cuore c'è il veleno. E non immagini nemmeno quanto ero preoccupato ogni volta che i figli miei venivano a casa tua. La notte marzavo dal letto, andavo alla finestra mia per guardare la tua. E l'augurio te mannavo. Devi morire nel sonno. Perché solo quello si merita uno come te. Uno che ha ucciso la famiglia, il cugino. E non mi guarda così perché che pensavi che non sapevo? Qui noi sappiamo tutto di tutti. Tu sei Antonio Lombardo. Il lupo. Preferirei morire invece che fa la fine tutta. Io ho già bisogno dei tuoi soldi, Vera. Ma Cercato dappertutto, non ci stanno, niente. Quando l'ho conosciuto, avevo 16 anni. Papà era tornato dal Canada per il funerale di mamma. Si era portato con lui un pischello. Il giglio come il poeta, mi disse. Elegante. Teneva la macchina verde che non mi ricordo che marca era, ma era un sogno. Mi invita a uscire. Pure se tenevo il lutto, ero già innamorata. Pensavo che papà fosse stato contento per me. Invece sai che mi disse? Fa per te, lascia stare. Dopo una settimana sono scappata con lui. Stai capendo perché ti sto a dire tutto questo, eh? A me non me ne frega un cazzo se Virgilio non è buono a niente. È l'uomo mio. È il meglio del mondo, un padre eccezionale. Tutto il resto non conta un cazzo. Ma hai capito, sì o no?